Eccolo qua, è iniziato alle 17.39 il cammino dell'Inter 2017-2018 con il Condor battuta lunga a cercare Rigoberto Rivas, ecco che prova a puntare l'avversario al colpo per cercare di andargli via, vediamo, palla interna, il suo tiro! E la palla va alta, ma direi buona la giocata di Rivas. Baldini scambia ancora con Pinamonti, l'uno contro uno, palla profonda per il Baldo, il suo tiro cross, c'è Gruvald, l'intervento di Sala, attenzione che arriva, può andare al tiro, l'appoggia Pinamonti, può caricare il destro, la piazza! È il primo gol della nuova stagione, porta il timbro di Andrea Pinamonti, una sassata precisa, una coltellata che va e taglia l'area di rigore infilandosi alla destra di Gruvald, minuto 27, Inter in vantaggio, andiamo a rivederlo, il gran gol di Andrea Pinamonti, molto bravo Sala che ha il merito di questa azione, ma poi molto bravo anche Andrea a controllare l'uno contro uno e gli fa passare il pallone, un bon blanc, palla sotto le gambe, sotto le gambe del difensore, niente da fare per Gruvald. Biabiani si deve girare sul lungolinea, riesce a venire fuori con un buon dribbling, poi Pinamonti gli propone un bel dai e vai e riesce a saltare Guganig, attenzione, ci siamo, Biabiani entra in area, il cross, porta vuota e la palla di Rivas termina lato, parte la rincorsa di TGV, palla sul secondo palo, il colpo di testa di Ranocchia, l'acrobazia di Jason Murillo che non è nuovo a fare gol in rovesciata. Parte la traiettoria, palla a giro, Samir dice per me grazie, l'arbitro dice che basta così. Finisce la prima frazione, finisce il primo tempo con il parziale di 1-0. Palla giocata in avanti, bravo Ranocchia nell'anticipo, Zaniolo di testa, bellissima, per Longo, Svaldesce, palla porta vuota, Odgaard e la palla termina alta, applausi direi comunque, bellissima questo dai e vai, chiama la palla in profondità Longo e gliel'ha messa un po' arretrata, lui ci crede e prova a lottare su questo pallone. Attenzione al filtrante, pericolosa la posizione di Santin che si allarga per andare al tiro, è pericolosa questa giocata che termina fuori di poco. Rivas, beh, è un buon pallone per Emers, adesso qua si può verticalizzare, eccola l'apertura per Rover, buono il controllo con il petto, può andare al cross della linea di fondo, palla che taglia l'area di rigore, il colpo di testa e il palo. Attenzione qua, pericolosa questa giocata, Padelli, bravissimo. Emers prova a dettare la profondità, eccola la palla buona per il belga, entra in aria, Zaniolo solo al centro e c'ha le mani lunghe Oswald. Era buona questa apertura, attenzione al cross pericoloso, va a vuoto, filtrante, pericolosa questa traiettoria, c'è il gol del pareggio e sono entrati bene con questa manovra il gol di Zangler e c'è il gol un po' a sorpresa al 29esimo minuto del pareggio, un'infilata da quel lato e Zangler mette alle spalle di Padelli per il gol dell'1-1, scambiando ancora con Emmers, Odgaard fallaccio qua, brutta stecca da parte di Stein Lechner, calcio di punizione, Zaniolo ci prova, tenta il tiro e Oswald mette il pugnone deviando in calcio d'angolo al 40, la palla a giro, il colpo di testa di Van Aizen, la traversa per Ranocchia, anzi il gol bellissimo di testa sulla ribattuta di Matteo Rover, l'abbiamo chiamato ed è arrivato, la traversa di Van Aizen e sulla ribattuta Rover la mette in rete per il gol meritato del 2-1. L'arbitro dice che basta così, finisce la prima partita della stagione con la vittoria per 2-1.